Lo sportello del cittadino è a Taranto, siamo in via Mediterraneo, una zona al confine tra i quartieri di Lama e Talzano, e sono in compagnia di Alfredo Luigi Conti, del cavaliere Alfredo Luigi Conti. Lo conosciamo perché è impegnato in ambito di battaglie per l'Arlotta di Grottaglie con appunto il comitato Taranto Voglia di Volare. Diritto di volare, benissimo, ma qui vogliamo parlare di una situazione davvero penosa, nel senso che qui abbiamo la strada, il manto stradale che già di per sé è abbastanza dissestato, ma il ciglio della strada, vedete tutto questo tratto per metri e metri, forse per qualche chilometro, è completamente non asfaltato, ricoperto da erbacce, e quindi c'è così la terra che fa crescere, rende rigogliosa l'erba. Allora, ci troviamo in via Mediterraneo, un'arteria abbastanza frequentata, con un flusso di macchine, e non solo di macchine, ci sono diversi negozi, bar, insomma attività commerciali, distributori, e la gente non può camminare e non può neanche parcheggiare, perché come si può vedere dalla strada, a parte che la strada lascia molto a desiderare sotto l'aspetto asfalto, ma i laterali della strada, dell'asfalto, sono completamente immersi tra sterpaglia e terra. Non è giusto, questa strada è diventata un'arteria fondamentale dove da Taranto verso la litoranea e la litoranea verso Taranto ha bisogno di essere messa in condizioni diciamo riguardevole per dare un minimo di decoro, proprio per una questione di sicurezza e anche di igiene pubblica, perché chiaramente non si può vivere tra le sterpaglie, tra ratti, sicurezza, la sicurezza del cittadino. Qui non camminerà mai nessuno a piedi perché hanno paura di essere travolti. A questo proposito, quindi, noi chiediamo all'amministrazione comunale, al settore lavori pubblici, all'assessore Motolese nello specifico, di intervenire, di far sì che questo tratto, parliamo di piccoli tratti, venga asfaltato come il resto appunto del manto stradale. Esatto, perché ripeto, è proprio per la sicurezza, e poi è un decoro, fa schifo, questo è un passaggio di tutti, anche di persone che vengono turisticamente a soggiornare a Taranto. Ecco, quindi voglio dire, consideriamo anche che l'intervento è un intervento che si fa con poco, a costi ridottissimi, però si guadagna in termini di sicurezza. Sicuramente, ma non solo di sicurezza, ripeto, anche di visibilità, di immagine, di ritorno per Taranto. Io chiediamo come Movimento Taranto Diritto di Volare di intervenire a tale proposito. Grazie. Bene, assessore Motolese, le abbiamo dato il compitino, ora sta all'amministrazione darsi da fare. È davvero una situazione indegna e penosa, una situazione che con poco, con tanta buona volontà, però si può risolvere.